Le associazioni di volontariato, se non ci fossero, bisognerebbe inventarle. Sono rimaste al fianco di chi ne ha avuto bisogno anche nei giorni più difficili di questa terribile pandemia, i giorni del lockdown. Si sono impegnate per garantire servizi spesso cambiando o modificando il loro modo di intervenire e di agire nei servizi e nelle attività, senza mai mollare un attimo. Vincenzo Vozza, presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio, conferma che oggi è aumentato il dialogo con i pazienti e che molte cose sono cambiate. La nostra assistenza in questo momento è cambiata totalmente. Prima del marzo 2020 c'era una specie anche di rapporto, consentitemi il termine, affettuoso con i pazienti, quindi anche una carezza, una pacca sulla spalla era segno di vicinanza con il paziente. Chiaramente dobbiamo tenere altri tipi di approcci per risalire alla stessa, diciamo, grado di vicinanza, però senza i gesti, quelli che sono ormai, tra virgolette, proibiti, della stretta di mano, una pacca sulla spalla. A contatto giornalmente con pazienti con diverse patologie bisogna essere anche un po' psicologi. Noi siamo a contatto frequentemente, giornalmente, anche più volte nella giornata con pazienti, diciamo, di tutti i tipi, sia pazienti, diciamo, con malattie croniche, che anche i pazienti con malattie, diciamo, momentanee. Sicuramente in questo momento cosa ci viene richiesto di più? Per i pazienti, diciamo, o con malattia Covid o in quarantena, è il dialogo, la comprensione e l'aiuto per ottemperare ai bisogni quotidiani e necessari, quello di alimentarsi, quello di curarsi, e chiaramente anche in questo periodo, data la solitudine della malattia, anche un dialogo frequente, cosa che nei pazienti in questo momento è primaria. Siamo in un periodo che va avanti da almeno 2 anni, il mordente è importante e dobbiamo continuare così, anche se nelle difficoltà e anche nei momenti particolari in cui noi pensiamo di essere arrivati alla fine di questa condizione, invece ci ricordano che continua e continuerà, presumo, per un altro po' di tempo.